siamo alla linea 55. Non ucciderai. Chi ha fatto il corso di ebraico nel giugno, ultima settimana di giugno, prima di luglio, nel 2015 con me in seminario, sputando un po' sangue, povero, sa che uccidere si dice katal. E con questo tipo di verbo i rabbini insegnavano l'ebraico ai loro discepoletti. E Don Renato ha insegnato l'ebraico ai suoi ascoltatori. Noi dovremmo trovare lo tiktol. Invece troviamo lo tirza. Il verbo è un altro. Il verbo razza è un verbo strano, vuol dire uccidere. Ma anche katal vuol dire uccidere. Dove sta la differenza? Cerchiamo di capirla direttamente dall'uso. Wittgenstein diceva che una parola non ha un significato ma ha un uso, ed è dall'uso che si capisce il significato. E allora andiamo alla linea 61. Ma se l'uomo, è un po' piccante questo esempio, ma se l'uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendole violenza giace con lei, allora dovrà morire soltanto l'uomo che è giaciuto con lei, ma non farai nulla alla fanciulla. Nella fanciulla non c'è colpa degna di morte. Il fatto che l'uomo nei campi usi violenza a una ragazza è come quando un uomo assale il suo prossimo e lo uccide, così è in questo caso. Ci siete? Bene. Non state a fare come i rabbini, siamo a cercare l'uso del verbo, non stiamo facendo il caso giuridico. Se la sua fidanzata vengono uccisi tutti e due. È scritto, basta leggere tutto il capitolo 22 del Deuteronomio. Poveri. Per un momento di gioia. Se voi notate, il rapporto fra l'uomo prepotente e questa ragazzina, che non è la sua fidanzata, è la fidanzata di un altro. Il rapporto è dispari. Il maschio è più forte, la donna viene considerata più fragile. Ma anche il rapporto fra l'assalitore e l'assalito. Uno sta camminando, non è nella situazione di opporre resistenza. Il brigante che lo assale invece è pronto ad assalirlo. C'è un rapporto dispari. L'assalitore è in una posizione di forza e in questo caso l'assalito no. Stesso tipo di rapporto fra il maschio e la femminuccia. Se notate, il verbo alla linea 64 è il verbo rahu. Forse più chiaro è il primo libro dei re. Dunque, questo signore Acab aveva visto vicino alla reggia una bellissima vigna. Questa vigna era di un contadino, cioè di un suddito suo, che era Nabot. Lui parla con Nabot e gli dice: te la compro, fammi qualunque prezzo, te la do. Sì, ti do qualunque prezzo, tu me la vendi. E Nabot gli risponde: non posso vendertela perché questa è stata di mio padre, di mio nonno, di mio bisnonno. Dice: è il tesoro di famiglia. Ti vendo qualunque altra cosa, ma non questa vigna. E il re gli dice: no, guarda che io voglio quella.
E l'altro risponde picche. Allora il re cosa fa? In un momento di preghiera comune, lui corrompe due ebrei e dice accusatelo di essere un bestemmiatore. Bestemmiatore, ovviamente, viene condannato a morte per lapidazione, Naboth viene ucciso e il re si appropria della vigna. Questo è il fatto. Siamo alla linea 66. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita in Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth dove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai, e il verbo è razzachta, hai ucciso, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue, così successo. In questo caso, se voi notate, il verbo razzà indica l'uccisione che il più forte perpetra nei confronti del più debole. Uno è re, l'altro è suddito. Allora il verbo razzà indica sì l'uccisione, ma l'uccisione del più debole. Non è dunque un uccidere qualunque, ma è un uccidere chiunque sia più debole di te. Per età, per forza, per preparazione, per situazione sociale, per tutto quello che vuoi. Tu non uccidere mai chi è più debole di te. Questo è il comandamento. Ma allora, Don Renato, noi possiamo uccidere chi è come noi. Se il comandamento dice non uccidere chi è più debole di te, allora noi uccidiamo quelli che sono pari a noi. Sì, lo puoi fare, però cadi sotto un altro principio che trovate alla linea 72. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Nel mondo orientale l'uomo libero, se uccideva un altro uomo libero, veniva ucciso a sua volta. E quindi la vita dell'uomo libero era protetta dalla legge del sangue. Se io uccidevo una donna, non era protetta dalla legge del sangue. Se uccidevo un bambino, uno schiavo, uno straniero, erano le quattro categorie di persone che non erano protette dalla legge del sangue, ma venivano protette dal comandamento. Quindi, nella logica ebraica, tu devi sapere che Dio protegge la vita del più debole. Perciò tu non togliere la vita a chi è più debole di te. Quando voi avete questo concetto chiaro del comandamento, vi rendete conto che la vita non la spegni nel bambino. Perché? È più debole di te. Non uccidere chi è più debole di te, mai. Il vecchio che è a fine vita è più debole di te, non ucciderlo. Capite cosa sta dicendo questo comandamento? Non è il non uccidere dei pistoleri. Quello è protetto dalla legge del sangue, che noi chiameremo la legge del taglione. Tu uccidi, tu vieni ucciso. Chi è più debole non era protetto socialmente, ma c'era il comandamento.
Questa è la logica che voi trovate nel mondo biblico. Naturalmente, quando tu sei in guerra, puoi uccidere. Perché? Che l'altro è armato come te ed è pronto alla battaglia come sei pronto tu. Ma quando tu l'hai vinto, non puoi ucciderlo. Ma Don Renato, io trovo nel libro di Giosuè l'istituzione dello Cherem. Sì, c'è. C'è. Tu conquisti una città che ha opposto resistenza, la voti allo Cherem. E il motivo c'era. Perché se tu lasciavi anche un solo maschietto e una sola femminuccia vivi, fra 100 anni questi avrebbero dato vita un'altra volta ad un clan e quello poteva uccidere te. E allora tu, per non aver rogne, in futuro facevi fuori tutti oggi. Tutto. In modo che non ci fosse neanche il ricordo. Poi hanno cominciato a capire che quando tu hai vinto una popolazione, quella può essere forza lavoro, quindi non la uccidi, ma la adoperi come forza lavoro. Se tu la uccidi, hai la condanna. Naturalmente noi conosciamo molto bene la letteratura orientale e abbiamo letto il profeta Amos. Profeta Amos è un profeta dell'ottavo secolo avanti Cristo, vecchione, è il primo profeta scrittore, il quale apre il suo libro con la condanna delle nazioni. E adesso proviamo a vedere perché. Così dice il Signore, per 3 misfatti di Damasco, la Siria, guarda caso, è la prima profezia contro le nazioni. Contro chi? Contro la Siria. Per 3 misfatti di Damasco e per 4 non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno trebbiato Galaad con trebbie ferrate. Tre quadrati, ricordate? Su al nord, oltre il terzo quadrato, c'è la Siria. Vicino al mare c'è il Libano, dall'altra parte, dentro, c'è la Siria. La Siria ha fatto guerra nei confronti del Galaad. Galaad è la zona transgiordanica. È una zona desertica, dove però viveva una popolazione. Cosa hanno fatto? Hanno fatto guerra, hanno vinto, hanno preso l'esercito del territorio di Galaad, hanno messo i soldati come le cartucce, la cartucciera, hanno preso 2 tori, hanno messo l'aratro e hanno aperto il ventre. Questo vuol dire questa roba qua. Perché hanno trebbiato Galaad con trebbie ferrate. Perché lo sappiamo? Perché vediamo le incisioni. L'arte orientale è un'arte crudele perché ti raffigura tutte le battaglie, usi e costumi che c'erano. E facevano questo. E Amos dice, Dio vi farà fuori per questo. Quindi quando si parla di Cherem, si parla di Cherem nell'ebraico arcaico, nella zona arcaica della storia, quando il problema era la sopravvivenza. Ma quando il problema della sopravvivenza viene superato, nessuno mai più pratica lo Cherem. Anzi, il profeta lo condanna. Dunque non uccidere chi è più debole di te. Questo è il significato. Tirate tutte le conseguenze che volete. Sono tutte giuste. Non commettere adulterio. Se andate alla linea 15, invece, il comandamento del catechismo
dice non andare nei fornici. Il fornex latino sarebbe il portico che trovate in Corso Vittorio. Di notte non erano illuminati. Sotto il portico non piove, non nevica, siete protetti dall'aria e potete fare quello che i giovani con gusto fanno, e non solo i giovani. Però il problema è che il comandamento dice solo di non commettere adulterio, tutto il resto non è proibito, stando al comandamento arcaico. C'è dunque una grossa differenza fra il decalogo originale e il comandamento che viene presentato nel catechismo, quello che noi avremmo dovuto imparare. Questo cambiamento è spiegabile per tanti motivi. Il motivo più semplice è il cosiddetto criterio di fedeltà. Tu devi abituarti ad avere una certa padronanza di te. Perché può succedere il caso che dopo sposato tua moglie abbia un incidente e per 6 mesi sia in pensione. E tu devi avere la capacità di aspettare che la tua donna guarisca, che stia bene, che torni come prima. In quei 6 mesi non devi andare a farfalle. Devi essere padrone di te. Quindi questa formulazione avrebbe uno scopo educativo, formativo. Proibisce di più perché tu non faccia il mona dopo. Ma di per sé il comandamento dice una cosa sola, non fare. E anche qui scopriremo alcune cose. In Oriente, fino al V secolo avanti Cristo, c'era la poligamia. Per cui, se l'uomo andava a letto con una ragazza non vincolata né dal fidanzamento e tantomeno dal matrimonio, poteva farlo, poi se la sposava. E portava a casa la ragazza, la quale diventava membro di famiglia come le altre donne che esistevano già. Poligamia è un'assicurazione sulla vita delle donne. Una ragazza violentata, nessuno l'avrebbe mai sposata. Allora il violentatore era obbligato a sposarla, non solo, ma era l'unica donna che il marito non avrebbe mai potuto ripudiare. L'uomo che sposa una donna e la donna accetta liberamente, contraggono matrimonio. Ma questa donna poteva essere ripudiata dal marito. La ragazza invece, che vive un'intimità prima, costui, questo uomo che vive l'intimità con la ragazza, deve sposarla e non può mai più ripudiarla. Quindi questa ragazza, che diventa moglie, ha una posizione di forza nei confronti del marito. Non viene visto come adulterio. Allora, quando c'è l'adulterio? Quando l'uomo ha intimità con una donna già sposata, allora c'è adulterio. Se no, no. Perché se la sposa è buonanotte. Quindi anche in questo caso, avendo due civiltà diverse, l'adulterio nel mondo orientale è molto più ristretto.
Da noi le cose sono molto più complesse. Abbiamo un'altra cultura. Se noi facessimo un corso molto serio sul Gesù storico, noi scopriremo che i Vangeli non sempre rispecchiano esattamente le parole di Gesù. Molto spesso ci sono delle aggiunte. Una di queste la troviamo nel Vangelo di Marco, dove in bocca a Gesù ci sono queste parole: se un uomo ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Se una donna ripudia il proprio marito e ne sposa un altro, commette adulterio. No! Quest'ultima frase Gesù non l'ha mai detta, perché nel mondo semitico la donna non può ripudiare nessuno. Il massimo che può fare, a rischio della propria vita, è rendere cornuto il proprio marito. Ma non può ripudiarlo perché non c'è l'istituzione giuridica del ripudio femminile. Non esiste. Mentre invece a Roma sia il maschio sia la femmina potevano divorziare. Quando il missionario cristiano arriva a Roma, cosa fa? Traduce e dice: se Cristo invece di predicare in Palestina avesse predicato qui, cosa avrebbe detto? Cambiando la situazione culturale bisogna adeguare il messaggio. Quindi là è non attentare all'unità matrimoniale con quella istituzione giuridica che c'era là e si chiamava ripudio. Qui l'istituzione giuridica che attenta al matrimonio si chiama divorzio. Bene, allora il missionario cristiano inventa la seconda frase, a specchio come la prima. Gesù questa frase materialmente non l'ha mai detta. D'altra parte, se a Roma tu dici l'uomo non può divorziare e non dici altro, la donna cosa dice? Io sì. Ma non era questo il pensiero del maestro. E allora questo missionario cristiano inventa la seconda frase che rispecchia il pensiero di Gesù, ma non le parole materiali sue. Domanda. La donna che ripudia il proprio marito commette adulterio? E ne sposa un altro, ovviamente. Commette adulterio? È storica o no? Date la risposta se siete capaci, perché materialmente non è storica, però concettualmente rispecchia perfettamente l'idea di Cristo se tu traslochi quel messaggio in una situazione culturale che non è quella originale. Allora, quella frase è storica o no? Ah, bisogna avere la finezza di dire materialmente non è storica, concettualmente sì. Bisogna saper distinguere, perché nel mondo orientale le persone rozze non le vogliamo. Persone rozze intellettualmente non le vogliamo, perché si perdono. Chi ha una mens rozza non entri nel mondo orientale. Si perde. Poi bisogna andare a trovarlo.